Allora, ci sono tante polemiche, no, su tante informazioni, alcune anche fake news sui vaccini. Sui vaccini. Vero. So che tu hai scritto una lettera. Non l'ho scritta io, mi faccio portavoce, diciamo, sì, di un collettivo. Leggerai una lettera importante, collettivo da questo di Degrado Post Mezzadrile, che forse chiarirà l'idea a molte persone. Sì, è una lettera indirizzata proprio alla signora Astra. Vi prego di fermarmi laddove non capiate, non comprendiate alcune parole. Perché è in dialetto, diciamo? In vernacolo. In vernacolo. Vernacolo. Cara Astra. Un sottofondo a concio, cortesemente, maestro, quando la... Pregiatissima dottoressa Zene Gastra, mi permetto di scriverle queste poche righe perché pare che sta un po' in difficoltà e io ci ho sempre avuto simpatia per quelli che se la passa male. Fin qua. Perfetto. Abbiamo capito tutto. Vede, dottoressa, io non so come se la cava a fare i vaccini perché non ci capisco co. Non capisco niente. Però se lo lasci dire, decomunicazione, non ci capisci un cazzo, c'ha bisogno di aiuto. Su vaccino sta a fa la fine dell'insalata de farro de Susanna, la sposa de Valterone, alle Pasquette all'Ambro. Un luogo a meno. Sì, un luogo. Ce scotecavamo pure l'osse, ma Luca Varede Susanna non se lo mangiava manco Luca. Neanche il cane. Pertanto accetti qualche consiglio pubblicitario. Se posso, d'ora in poi do del tu, tanto ormai siamo amici. Primo problema, costi poco. Lo so, tu sei mezza svedese e si è pensato che la gente era contenta come quando va all'IKEA, ma siccome lo vaccino non lo paghiamo noi, le persone quando sa che tu costi 3 euro e qui l'altri 15 esclamano: se vede che ci siete messo la merda. È testuale. Si capisce, questo sì, si capisce. Questo sì, in un giro di parole si vince. Soluzione: dichiara che 3 euro è quelli fatturati, lo resto te lo paga a nero. Risolverai la diffidenza ed attirerai le simpatie del popolo nemico degli scontrini. Non è male questo. Secondo problema: ci fatto più capriole della Cagnotto. E vai beh, solo per i giovani, no fino a 55 anni, no fino a 65, no per tutti, anzi solo dagli 60 in su. Riferimento a Barbarossa. Barbarossa. Soluzione: pigliatela con l'agenzia del farmaco che non capisce un cazzo manco qua, pigliassela con qualcuno, paga sempre. E poi operazione simpatia. Becchiedevi e fritturetta di pesce offerta solo per chi si fa AstraZeneca. Al gadget. Bello. Niente con lo magnà. Te la compri sempre. Terzo problema, screditare l'avversario. Qua se la biglia tutti con te, mentre con l'altri vaccini va tutto bene, madame la marchesa. E che cavolo. Lancia la controffensiva, no? Tu fai un vaccino all'antica, metodo classico, mica come quelli che ti cambia il DNA. Lancia la campagna, non ti cambio il DNA, con AstraZeneca resti stronzo come prima. Quarto problema, dottoressa Zeneca, i giornali dice che fai male e mazzi la gente. Soluzione. Zio Alfiero, quando per pranzo la moglie gli dava l'uminestrò e chiedeva se era buono, a denti lunghi. Che metafora, eh? A denti lunghi rispondeva: sempre meglio che una zambata sui coglioni. Ecco, lancia una campagna pubblicitaria così. AstraZeneca, sempre meglio che una zambata sui coglioni. In questo caso, la zambata è il virus. E i coglioni? Indovinate un po'.